Madonna! Le donne. E voi avete detto? Io ho detto le donne. E voi? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tuffano gomme, più sicuri si va. Tuffano è grande, esperienza ti dà. Segui la via. Tuffano gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Campania Radio Sport. Fuori gara! Salutiamo subito Andrea, tifosi oggi scatenatissimi. Pronto, ancora Andrea? Dobbiamo annunciare i numeri. No, ma va, vabbè, siamo in filo diretto con i tifosi per tutta l'ora, con grandissimo piacere. Ciao Andrea. Buon pomeriggio Andrea. Buonasera a tutti, ciao Michele. Ciao. Ciao Andrea. Ciao. Niente, allora intanto voglio dire che, non per fare il polemico, però a me una cosa la devo dire, a me la cosa che ha dato fastidio di questa discussione tra Mazzarri e De Laurentiis, sì, è solamente una. Credo che in tutto questo Mazzarri, che è un grandissimo tecnico, secondo me uno dei tecnici più preparati d'Europa, ha avuto poco rispetto della tifoseria del Napoli. Questa cosa è stata un po' oscurata perché comunque il risultato è stato un risultato stratosferico andare in Champions League, quindi ognuno di noi non pensava tanto a sta cosa, però una volta che oramai abbiamo festeggiato, una volta che siamo sicuri che siamo in Champions League, preferirei che chi sta a Napoli abbia rispetto, l'onore di restare a Napoli. Può essere pure che l'ha fatto per farsi acquistare i giocatori, però bisogna avere un po' più di rispetto, ecco. Poi il calciatore che preferirei che venisse a Napoli, nonostante abbia vestito quella brutta maglia, sia Trezeguet. Comunque credo che sia un grandissimo calciatore. Vi auguro una buona giornata. Grazie Andrea, grazie soprattutto Andrea, anche per la tua velocità. Massimiliano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, tutto bene? Beh, insomma, io per me sì, a me sì, tutto bene, anche ad Antonio, perché insomma, ciao, ripeto. Buon pomeriggio ad Antonio. Ho notato ieri la presenza di donne in diretta, perché questo è da notare, eh. Ma voi per forza volete mettere in difficoltà. No, ma cioè, la difficoltà, quella è palese. Innanzitutto tutte belle donne, eh. L'abbiamo a proposito, prendi spunto, ce lo voglio dire, No, l'abbiamo finita con Manzieri, ma iniziamo con Massimiliano, Antonio. No, Massimiliano senza problemi, da. Ormai è un opinionista aggiunto. Massimiliano, tu allora come rispondi al sondaggio di Antonio Pirazzuolo? Gilardino, quindi Gilardino, siamo. Sì, andrebbe a completare. Se ne parla poco, eh. Un Trezeguet e un Gilardino, beh, tutte e due. Pandev no, voglio, Pandev non scherziamo. Perché? Perché non segna mai. Io parlo con alcuni amici miei tifosi dell'Inter, è stata la loro croce nell'ultimo campionato. Quindi, vabbè, Pandev però c'ha qualcosina. No? Non lo so, boh. Dei tre forse, d'attacco a sinistra. Forse sono pure io troppo sanguigno. Sto andando però non lo so. Gilardino, diciamo, tra i tre Gilardino, Trezeguet che poi Pande, ma mettiamola così. Vabbè, non sarebbe male. Non sarebbe male. Buon proseguimento. Grazie Massimiliano, buona giornata. Grazie a voi. Ciao Massimiliano. Pronto Alessandro, buon pomeriggio. Pronto, ciao ragazzi. Ciao Alessandro, buongiorno. Tutto bene? Tutto bene. Abbastanza. Allora, no, volevo porre un po' di quesiti, semplicemente, volevo sapere se si sapeva qualcosa per quanto riguarda, so che ci sono dei diritti di riscatto per quanto riguarda Offer, Boiasino, questi giocatori qui, se c'è qualcosina già che si sa. Sì. E poi volevo dire quanto è frettoloso il pubblico di Napoli nel giudicare i calciatori. Cristiano Lucarelli, uno che ha fatto più di 120-130 gol in Serie A, mezza partita titolare quest'anno, fa gol. È stata fatta molta ironia da questo calciatore prima di giudicare, cioè, aspettiamo un pochettino, cioè, sarà appesantito, sarà vecchio, ma uno che la porta la vede, certo, tanta ironia, secondo stile me. Sosa, quindi cosa non ho capito, detto lo individui stile Sosa a Cristiano Lucarelli. Guarda, Lucarelli sì, l'ultimo quarto d'ora, l'ultimo 20 minuti, anche se ha un fisico che secondo me dovrebbe partire titolare, perché comunque col fisico che ha fa 3/4 d'ora di riscaldamento, non in tre partita, secondo me, questa è la mia opinione. Però comunque se non avesse avuto quel grave infortunio, secondo me sarebbe stato molto utile. Credo che 7-8 gol l'avrebbe fatto tranquillamente, perché uno che la porta l'ha sempre vista, e credo per altri 2 anni la vedrà, comunque andrà.
a me è sempre piaciuto come calciatore, come uomo credo che sia ben dimostrato il, che uomo è. È stata fatta molta ironia, il pubblico napoletano fa sempre così, a me queste cose non piacciono. Niente, solo questo. Poi per quanto riguarda l'acquisto, Trezeguet tutta la vita. E non sei il solo, eh? Ragazzi, fanno i gol. È uno che non partecipa alla manovra, ha un solo obiettivo, quello, fare gol. Mentre Girardino più gli piace fare il reparto da solo, magari gioca un po' più di sponda, Trezeguet pensa alla porta pure. Non lo, magari non lo vedi per 80 minuti, poi gli metti la palla in testa e fa gol. Io lo prenderei. Ebbè, non sarebbe male l'acquisto di Trezeguet. Alla faccia. Stiamo parlando di un giocatore comunque che nell'Hercules sì, ha giocato con una discontinuità, però è anche vero che lo conosciamo bene, ha giocato per anni in Italia, quindi conosce i palcoscenici. Se sta bene, io lo andrei a prendere, l'accompagno io a Bicone, andiamo insieme, se sta bene. E poi lo sta spingendo il suo agente al Napoli, è un dato da non sottovalutare. Certo, certo, magari vorrà che il suo giocatore venga a Napoli, non lo so. Poi per quanto riguarda il centrocampo, fin quando non vedo Willner a Napoli con la maglietta azzurra non ci credo, perché ormai è una telenovela praticamente, e spero che riusciamo a fare il centrocampo di Ovara in Palombo. È vero che il Napoli sta cercando anche un centrale di sinistra al posto di Ruiz, che tra virgolette dicono che Sapientore è stato bocciato? E guarda Alessandro, io stavo aspettando proprio le tue conclusioni, perché sto raccogliendo gli ultimi dati proprio per fare un bel punto rapido su tutti i nomi di mercato, però su questa richiesta specifica che mi hai fatto ti dico in maniera più assoluta no, cioè non ci sono notizie in tal senso, però ce ne sono tante altre su altri nomi che tra poco vi illustreremo. Ho capito, un'altra cosa, Mascara resta? Questa è una bella domanda. Per ora non ci sono. Per ora però non ci sono notizie in tal senso. Perché? Perché il Napoli sta valutando bene poi se fare altri tipi di movimenti. Quindi il giocatore vorrebbe restare a Napoli. Ah, beh, ti credo. Però è anche vero che per il momento si stanno valutando tante altre alternative, perché si va in Champions, quindi bisogna fare acquisti da Champions. Vabbè, dai, questo pure è bello. Ma perché sarebbero Santana e Mascara gli eventuali sostituti di Amici e Calavizzi. Certo, credo due giocatori rapidi comunque. Sì, sono buoni giocatori, però credo servirebbe qualcosina in più. Però è anche vero che in Europa League poi abbiamo visto, abbiamo fatto fatica, no? Tanti pareggi. Cioè, vabbè, si gioca diversamente, c'è poco da fare, in Europa si gioca diversamente, quello sì. Sicuramente. Però conoscendo Mazzarri non credo che varierà molto il modulo di gioco. No, ma perché cambiare? Cioè, boh, questa è un'altra cosa che pure a Napoli, tra poco diranno, siamo l'unica squadra in Europa che giochiamo a tre. Segnatelo questa cosa. Ma diranno sicuramente. Ha ragione Alessandro. Tra poco lo diranno. Bene, vabbè, noi ti ringraziamo del tuo intervento, Alessandro. Figurate, ragazzi, ciao, buona giornata a tutti. Ciao, subito grazie, su Offer e Bojasino, perché l'attaccante austriaco ha segnato appena 5 reti in Bundesliga in 27 gare, è stato convocato con la nazionale per il match con la Germania del 3 giugno per Euro 2012. Il Kaiserslautern valuterà entro il 30 giugno se riscattarlo per circa 4 milioni di euro. Lo stesso discorso vale per il Chievo, che potrebbe invece decidere di riscattare proprio Mariano Bojasino, ricordiamo, un gol in 33 gare per una cifra vicino a 1,1 milioni di euro, sempre entro un mese. Però dobbiamo segnalare sempre per Bojasino un interessamento del Cagliari ed anche del Bologna. Poi ci sono tanti altri giovani da piazzare, come ad esempio Ciano, ma c'è anche Dumitru in comproprietà con l'Empoli, che verrà probabilmente prestato in Serie B. E se Denis sarà riscattato dall'Udinese, forse magari nell'affare che potrebbe portare Inler al Napoli, anche se Larini fa sapere che non vuole fare scambi umani, tra virgolette, più un bel pacchetto di soldi, dovrà anche essere risolta, ricordiamo, la compartecipazione di Mannini con la Sampdoria. Per Cribari, un giocatore che potrebbe, anzi quasi sicuramente, andrà via, perché ci sono diverse pedine in scadenza, lo stesso Lucarelli, Jezzo, purtroppo Gianello, mentre per Grava c'è un altro anno di contratto, Gargano è richiesto da Fiorentina e Villarreal, però lui vuole
restare. Yebda è stato riscattato, il Napoli nel frattempo punta gli occhi su alcuni nomi del mercato. Abbiamo parlato di Inler, c'è l'accordo con l'Udinese, manca soltanto l'accordo con il giocatore. Piace Zemaili, piace Ndiaye, piace Nocerino, piace Palacios e soprattutto Angelo Palombo della Sampdoria. Questo centrocampista, che è un vecchio scudiero di Walter Mazzari, potrebbe arrivare davvero all'ombra del Vesuvio. Piace anche chi? Un giocatore finora poco, se ne è parlato poco, si chiama Witzel, però ecco, prima di dare questi nomi a raffica, così come stiamo facendo, io preferisco dare le certezze. Quindi per il centrocampo restiamo fermi su Inler e Palombo, anche perché difficilmente resteranno Blasi e Pazienza, con quest'ultimo che ha un passo alla Juventus triennale da 1 milione di euro a stagione. Ci sono tanti altri nomi, confermatissimi: Zuniga, l'uomo del gol Champions, confermato lo stesso D'Ostena, così come Maggio, l'esterno che tanto ha fatto bene anche nell'ultima gara con la Juventus. Sanchez è il sogno per l'attacco, ma bisogna battere una concorrenza super agguerrita, ci sono super offerte con contratti milionari per il calciatore. Hamsik, Cavani e Lavezzi non si toccano, potrebbe essere confermato anche Santa Croce, che però piace già a diversi club. Campagnaro e Aronica sono fedelissimi a Mazzarri, e poi si è parlato di Trezeguet. Con Lucarelli in lista di sbarco, potrebbe essere davvero lui l'uomo nuovo per una panchina di lusso del Napoli, anche se da elogiare sicuramente il comportamento di Lucarelli, che ha detto sono disposto a firmare un contratto in bianco. Il Napoli sta cercando un nuovo vice De Santis, chiaramente Morgan non è eterno, ma è chiaro che resta lui il punto fermo per la porta degli azzurri, e si è pensato a Berni della Lazio, una pista non abbandonata, ma il nome nuovo è quello di Rosati del Lecce, che piace molto a Bigon e Mazzarri, mentre confermiamo che per gli esterni d'attacco sono stati contattati gli agenti di Mario Alberto Santana, in scadenza di contratto con la Fiorentina, da tempo nel mirino del Malaga, per lui è pronto un triennale da 1 milione di euro all'anno. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne! Le donne! E voi? Io ho detto le donne! State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, lo sapete? Voglio mai uscire! Io ho detto le gomme! Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, l'esperienza ti dà, segui la via! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza, circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.